Si è svolta questa mattina presso la sede del CONI la conferenza stampa di presentazione del quinto meeting Città di Teramo di atletica leggera Memorial Bernardini e Trofeo Pino Pecorale, che si svolgerà sabato 17 alle ore 15 presso il campo scuola comunale. Ricordo due grandi dello sport teramano, Costante Bernardini e Pino Pecorale. Costante Bernardini è stato un atleta fortissimo che ha spaziato dalla pallacanestro al calcio all'atletica leggera, quindi questo che può fare che piacere. E poi Pino Pecorale, che è stato un grandissimo tecnico che ha dato lustro alla nostra provincia, perché è stato anche tecnico nazionale di fondo, e poi è stato un allenatore della Liberta, semitica Liberta d'Alessandro Teramo, che ha dato tantissimo alla nostra provincia, e sicuramente va ricordato perché è stato un tecnico di altri sport come il nuoto, la canoa, eccetera, eccetera. Molti saranno i campioni di atletica italiani che calcheranno la scena. Siamo orgogliosi che nella nostra provincia riusciamo ad arrivare a 3 meeting durante l'anno, e quest'anno avremo atleti di importanza nazionale. Avremo Giulio Ciotti, che ha partecipato ai campionati, alle Olimpiadi, che ha un personale di 2,31 nel salto in alto. Avremo Marco Lingua, che ha partecipato alle Olimpiadi per quanto riguarda il lancio del martello, il campione italiano del lancio del getto del peso, ma soprattutto avremo i migliori atleti regionali e teramani che avranno l'occasione, la possibilità di confrontarsi con questi grandi campioni. Sentiamo ora come nasce questa manifestazione e quali sono le prospettive per il futuro. È nata nel 2004 con Claudio Mazzavufo e con Luigi Chiodi, che abbiamo voluto testimoniare con questo evento che l'atletica teramana, che ha grandi tradizioni e che le sta rinnovando in questi momenti, ha bisogno di un appuntamento intitolato a un grande atleta del passato, Costante Bernardini, che è stato anche un mio allenatore. Dall'anno prossimo cercheremo di migliorare ancora di più. Quest'anno il terremoto ci ha un po' fermato per la difficoltà di trovare sponsorizzazioni e finanziamenti, però siamo fiduciosi che sempre di più vogliamo incidere come punto di riferimento per dare quello che tocca allo sport per l'eccellenza, l'atletica leggera, e una grande passione e tradizione dei dirigenti teramani esistenti. Per il prossimo anno, visto appunto il buon successo che abbiamo di affluenza di atleti, abbiamo richiesto alla Federazione Nazionale di inserire questo meeting come meeting nazionale. Quindi questa è un'importante novità, che è un giusto riconoscimento appunto che dopo queste edizioni svolte a livello interregionale ci consentono di metterci come meeting nazionale. Probabilmente cambierà anche la data, quindi non a fine stagione, ma verrà inserita nel mese di luglio presumibilmente, e certamente con l'aiuto di alcuni sponsor, delle istituzioni che sicuramente ci saranno vicini, le istituzioni locali e regionali, crediamo di poter organizzare un meeting di buon livello per poter promuovere appunto questo bellissimo sport.